da tutto quanto io vi sto documentando, la visione di Gesù Cristo del fondamento assoluto di tutte le cose, nell'entità una e trina, è assolutamente rivoluzionaria, assolutamente soddisfacente e tale da mettere d'accordo tra di loro tutte le visioni relative alle varie verità relative, anche quella del nichilismo, anche quella della negazione di Dio, perché il mondo reale che noi stiamo vedendo e che mostra una molteplicità di enti, tutti relativi, che sono in atto e trasformano il loro essere in potenza nell'atto espresso dalla loro potenza, è una visione relativa che sembra annullare la forza gravitazionale e accentratrice di Dio. Così appare, ma non è interamente così. Infatti, la dinamica dello spirito è quella di essere attratta dal centro magnetico di ogni cosa, come da Dio, e che si muove verso quel centro con l'antimateria corporea. A questa consistenza del nostro ego profondo spirituale corrisponde la verità relativa al cosiddetto miracolo di Maometto, in base al quale se il soggetto va alla montagna è anche vero che la montagna va al soggetto, anche se la montagna di per sé è ferma e non si sposta, mentre invece si sposta solo il soggetto. Ecco, la verità di Gesù mette d'accordo anche la visione relativa, espressa chiaramente anche da Maometto, nel principio di azione e reazione. Ma Gesù Cristo, con l'idea del Dio uno e trino, che non è stata recuperata da Maometto, che ha affermato solo l'unicità di Dio, negandone la Trinità, è di gran lunga superiore, perché mostra, come ho mostrato in precedenza, la duplice dinamica di un apparente divenire che dalla potenza n alla 0 di quanto esiste in potenza si sposta verso tutto quanto è in atto, perché tutto quanto è in atto retrocede verso l'unicità dell'essere in potenza. Questa formula, come ho dimostrato, è all'origine della stessa verità di Einstein, di E uguale mc2. Quindi la visione di Gesù Cristo è di gran lunga superiore anche alla visione relativa espressa dal genio umano di Albert Einstein. Quindi, chi è veramente Gesù? Quel figlio di Dio che è il solo in cui Dio si sia interamente compiaciuto. Anche noi siamo figli relativi, ma in noi si è compiaciuto molto meno, perché in noi esiste
permette anche una grande quantità di limiti.